Bella a tutti ragazzi, qui è Bazook che vi parla e siamo in un nuovo gameplay su Minecraft. Se non sbaglio dovevo finire di farvi vedere la città. Allora, mi avete chiesto in un sacco di farvi vedere questa ferrovia che porta a una torre di legno di Mago Merlino. Fatta male però. Allora, prendiamo un carrello e ve la faccio vedere. Credo che taglierò il video perché... No, no, anzi ve lo lascio così capite quanto è lunga questa ferrovia. Dura più o meno, boh, forse 2 o 3 minuti. Abbastanza lunga, forse è meglio andare. Perché si è messo a piovere? Vabbè, sto andando più veloce possibile. Perché se faccio così va più lento, se faccio così va ancora più veloce. Però più veloce di così non ce la faccio, ragazzi. Siamo quasi arrivati. Qua siamo a nord, appunto. Ok. Distruggiamo il minecart. Voi non avete visto quella spada lì perché ve la devo presentare dopo. Che bella. L'ho fatta su un punto abbastanza pericoloso. E di solito... No, non è vero, non lo faccio mai. Però si può fare bungee jumping, volendo. Ci si possono fare tuffi nell'acqua. Qua dentro nevica. E mi sono dimenticato di dirvi che ci passano le montagne in mezzo. Però se volete potete dirmi un po' come arredare questa casa qua, perché non ci ho messo ancora dentro niente ed è impossibile utilizzarla, anche perché è lontanissima dal resto della città, come avete visto dalla lunghezza di questa ferrovia. Ma ci si può buttare nel di sotto, però si può fare anche una specie di bungee jumping no, però tuffi nell'acqua forse sì. Non so se si arriva abbastanza lontano, No, non si arriva! Yeah! Quasi rischiato di morire. Perché non ce la si fa, mi sa che si atterra tipo prima qua. È vero, sono in survival. Prima qua. E poi giù lì e quindi si muore. Però adesso credo che tornerò a casa perché ho fatto un paio di cose come la struttura dei command block che non avete ancora visto, o almeno che non avete visto nella intro o nella copertina, non l'avevate potere vista. Ciao, ci rivediamo nella città, Siamo arrivati qua in città dopo 2000 anni ancora di ferrovia e aspettate che tolgo la pioggia perché è fastidiosa. Sia come volume che come visione, metto pure giorno. Vi volevo far vedere una cosa. Allora, ho provato a mettere i vetri sui beacon e ho scoperto che facendo delle combinazioni di colori si creano colori diversi. Si può creare il nero, il viola, l'azzurro. Però mi raccomando, nei commenti scrivetemi 5 colori di cui volete un beacon e provo a realizzarlo. E realizzo quello che mi ha consigliato, i 5 colori migliori. Questa invece, che è una stanza che ho creato in questi giorni, è formata da command block. Ci sono tantissimi command block, mancano le leve,
Però ad esempio qua, da questo piccone qui, questo, che spacca più velocemente della Creative, questo non funziona. Questo qua dà l'elmo di Poseidone, che è fortissimo, che ha protezione, potete leggere, protezione 10, respirazione dovrebbe essere 1000, però affinità all'acqua 3 e spine 10, è quello che indosso come elmo, se no il resto è tutta la mia armatura, quella normale, e anche le scarpette. Poi qua da una spada che è in grado di one shottare il leader, qualsiasi mob è in grado di one shottare, anche l'Ender Dragon. Se volete adesso creo il leader e ve lo faccio vedere. No, perché metto il comando? C'ho già proprio la Soul Sand pronta alla mano. 3. Lo faccio un po' distante dalla città, forse è meglio. Qua in mezzo al deserto. Se volete lo affronto anche in Survive. Però tanto per farvelo capire, il danno di una spada è uguale sia in Creative che in Survival. Adesso lascio che finisca di caricarsi e poi che poi esplode. Vedete? Fatto e hai ucciso il Wither. Però questa non si può prendere, cioè si può prendere semplicemente con i command block. Se no con il resto non si può prendere. Perché praticamente ha affilatezza 1000, come potete leggere, ha affilatezza 1000. One shot anche l'Ender Dragon, infatti per prendere quest'uovo di Ender Dragon che c'è qua dentro, questa specie di pixel art fatto un po' maluccio, con pure... No, una volta qua c'era il cristallo dell'Endman, scompare ogni 3x2. Qua c'è quest'uovo qua, che è quello del drago dell'End. Qua basta, c'è questa roba qua. E questo piccone qua, che è il piccone più veloce che si può fare, cioè almeno credo. A parte che in teoria un piccone non dovrebbe spaccare il legno, però adesso sono in creative, vi faccio vedere in survive con l'ossidiana tra un piccone, il mio, che ha già efficienza 5, e quel piccone, che è più veloce della Creative, perché la Creative spacca così, col piccone spacca più velocemente. Faccio due file uguali da qua. Ok, faccio due file uguali e adesso provo in survival. Allora, questo è il mio piccone che scava l'ossidiana alla velocità normale, mentre questo è l'altro piccone che mi sono dato tramite command block. Scava l'ossidiana a una velocità che è praticamente... Con questo è impossibile scavare, perché con un click spacca 2000 pezzi di pietra, e adesso non ne ho da sostituire di pietra. Poi a parte quello non ho creato nient'altro tramite i command block, perché devo trovare comunque i comandi giusti per farlo. E adesso la cosa che manca è il generatore di esperienza infinito. No, questa è la spada normale, mentre questa è l'altra. Questo è un command block con un filo a gancio, in modo che quando si... Che casino che fa? Quando si entra nel tempio dell'incantagione, adesso vi faccio vedere, che qua su c'è sul tavolo degli incantesimi, quando si entra nel tempio dell'incantagione da sotto c'è un command block che vi dà esperienza. Se passate 2 o 3 volte vi dà la massima esperienza che si può raggiungere, che è quella che vedevate prima. Oltre a quello non ho più fatto niente, nient'altro rispetto a prima. E vabbè,
Ciao, alla prossima!